Come mai capita così spesso di sbagliare colore quando, per esempio, si dipinge una parete oppure si sceglie un mobile? Immagina. Hai visto una bellissima poltrona in un negozio e l'hai acquistata. Una volta collocata nel tuo salotto, però, non sembra neanche più la stessa poltrona. Pare avere addirittura assunto una sfumatura diversa. Facciamo un altro esempio. Ti sei stancata del bianco e decidi di colorare una parete. Vai nel tuo colorificio e scegli il tuo colore sulla base dei campioni che ti vengono mostrati. Il colore che però avevi scelto così attentamente, una volta steso sulla parete, è un pugno nell'occhio. Un altro esempio: per il tuo soggiorno hai scelto tutti i colori freddi per gli arredi, i complementi, i tessuti, perché vuoi creare un'atmosfera rilassante. Inspiegabilmente, però, ti ritrovi con dei toni giallognoli che non si capisce da dove arrivino. In tutti questi casi, la domanda che sorge spontanea è sempre la stessa. Dove ho sbagliato? Allora analizziamo i tre esempi che ho appena fatto per capire insieme dov'è l'errore. Questa poltrona di che colore è? Azzurra? Verde acqua? Vediamola in due ambienti diversi. Ora diremmo che il suo colore si avvicina di più all'azzurro. Il divano blu in questo salotto influenza la nostra percezione del colore. Se la stessa poltrona la vedessimo in un altro ambiente, il suo colore ci apparirebbe leggermente diverso, con una tonalità più vicina al verde, e questo a causa della vicinanza di questa particolarissima carta da parati. Da tutto questo deduciamo che ogni colore interagisce con gli altri colori vicini. Un colore isolato non esiste. Un altro fattore importantissimo che condiziona la nostra percezione del colore è la luce. Se i colori di mobili e complementi sono freddi, ma la luce artificiale è calda, è gialla, potresti ottenere un effetto stridente o comunque molto diverso da quello che immagini. Esistono, come sai, luci calde, neutre o fredde. Deve quindi esserci una corrispondenza fra la temperatura dei colori che hai utilizzato nel tuo ambiente e la temperatura della luce artificiale che utilizzi. Vediamo adesso per quale motivo il colore di una parete può apparire molto diverso dallo stesso colore su un piccolo campione. Questo accade perché un colore steso su una superficie ampia appare più chiaro. Quando devi scegliere il colore osservandolo su piccoli campioni, acquista il tono più scuro di quel colore, perché sulla parete apparirà più chiaro. Come vedi, può essere piuttosto semplice ottenere degli effetti radicalmente diversi, naturalmente se si sa dove e come intervenire. Se sei interessata all'argomento colori, fammelo sapere nei commenti a questo video e dammi anche il tuo parere sul contenuto che hai appena visto. Ciao! Se hai apprezzato questo video, metti un mi piace, iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto, per non perdere i nuovi video che pubblicherò. Visita il mio sito www.decoraclub.it e scarica le risorse gratuite. Seguimi anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi tutti i link in descrizione. Ciao!